Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Battere questo fallo laterale. Si avvicina a Moleri. Luoni, il cross al centro. Cristofoli, la girata, che però non impensierisce Lancini. Lo stesso Gabriele Caravalli, che adesso tocca la sfera per Luoni dalla destra. Il tocco intelligente, basso per Cristofoli, il limite dell'area. La conclusione, e c'è la paratissima di Lancini, che si distende alla propria sinistra e con la punta delle dita mette fuori il radente di Cristofoli. Solamente un piccolo scatto di nervoso. Attenzione adesso però all'arrezzato, al limite dell'area, Stefano Franchi, la battuta che trova pronto Nava in anticipo. Poi Cavalli in qualche maniera riesce ad appoggiare a Bignotti. Bignotti parte in verticale, a spazio Bignotti, il tocco per Cristofoli sulla sinistra, al centro, il cross, la rete di Bertani! La rete di Bertani! C'è il fuorigioco però. Fuorigioco di Bertani, ma è partito da dietro la linea del pallone Bertani. Costretto a rincorrere Cavalli adesso al centro. Il taglio verso Mureno, il tocco dentro, Bertani, la rete dell'Ecco! E questo è buono! Bertani sul tocco al centro, perfetto, di Mureno. Grande azione dei blu celesti. Bertani si infila e anticipa Lancini sul limite dell'area piccola, beffandolo con il tocco di punta. L'Ecco in vantaggio, la terza occasione da rete al 43esimo nel primo tempo. Attenzione adesso, è errato il disimpegno blu celeste. Jadid recupera sulla tre quarti blu celeste, la palla dentro in area, riesce Nava in due tempi a gettarsi sui piedi di Bertazzoli. Poi Minincleri sulla destra, il servizio in area, Ruopolo, la tocco al centro e c'è il salvataggio di Luoni sul tentativo di Datson. Andare sull'esterno Mancino con tutta la fascia a sua disposizione. Adesso bello il dialogo con Luoni, Bertani, Bertani che punta l'area, prova a saltare due uomini, ce la fa Bertani sul fondo, la palla dentro, la filtra, non ci arriva Meyerg. Mureno dalla parte opposta, la conclusione murata, ancora Mureno, lato corto dell'area di rigore, palla fuori per Cavalli. Tanto Cavalli, una serie di falli su di lui, riesce comunque a servire Luoni, che però perde la sfera. Attenzione adesso l'errore di Tagliani, Cristofoli in mezzo all'area di rigore, la palla per Meyerga e la parata di Lancini. Incredibile parata di Lancini con i piedi su Meyerg a colpo sicuro. Cristofoli aveva perso il tempo della battuta, la palla è riuscita a filtrare sulla sinistra dove c'era Patrick, che è andato a colpo sicuro ma ha trovato le gambe di Lancini. Aspetta intelligentemente Compagnone. Compagnone, palla per Bertani che punta l'area. Bertani si libera di nuovo, la conclusione deviata, la parata di Lancini ancora deviata laterale dove Sané salva dall'angolo. Prova la ripartenza Bertazzoli nella propria metà campo, però deve andare per vie orizzontali. Picozzi anticipa tutti, Moleri ancora grandissimo, Moleri che si presenta a vertice dell'area. Moleri prova il doppio passo, cerca la linea di fondo, il cross, Bertani è lì, Bertani alla rete dell'Ecco, il 2-0 dell'Ecco. Bertani, ma grandissimo Moleri, grandissimo Moleri, signori, Moleri enorme, una palla recuperata in una maniera clamorosa, poi l'azione sul fondo, il cross dentro nell'area piccola dove c'era Bertani, che è riuscito a destreggiarsi in mezzo a due uomini e ad andare a depositare la palla in rete. L'avevo detto, bisognava mettere il 2-0 e l'abbiamo fatto. Attenzione adesso a questa punizione, siamo sul lato corto dell'area di rigore blu celeste, lato di destra. C'è Jadid sul punto di battuta, Moleri in barriera, poco dentro l'area di rigore, squadre assiemate in mezzo all'area di rigore, la traversa colpita da Jadid. Sono 3 contro 5 per i blu celesti, la palla per Bertani. Bertani prova comunque a puntare l'area di rigore, 2 contro 5, Bertani, lo scambio, il tentativo di scambio con Cristofoli. La palla dentro per Bertani che potrebbe approfittare, no! La palla che sfila sul fondo, sfortuna per Bertani, che è riuscito in qualche maniera a disturbare Lancini. Attenzione adesso l'azione del Rezzato.
Ghidinelli è entrato a contrastare la rete dell'Arezzata. Adesso la rete mi è passo di Ruopolo. Music. News. Sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.